Amici di TV Centromarche, buonasera dal Palasport Flaminio di Rimini, Gianni Quaresima per la penultima giornata della stagione regolare del campionato nazionale di basket di Serie 1. Si affrontano in un delicatissimo match spareggio per l'accesso ai playout la Mar Rimini, padrona di casa, e la Team System Fabriano. C'è il pubblico delle grandi occasioni qui al Flaminio di Rimini per questo incontro importantissimo, dove naturalmente gli occhi di tutti, soprattutto di noi fabrianesi, sono puntati sull'esordio in maglia biancorossa di Bob McAdoo, il mitico, leggendario giocatore americano che prende il posto dell'infortunato Larry Spriggs, che ha avuto un problema muscolare domenica a Milano contro la Philips nella partita vinta dai freschi vincitori della Coppa Korać per 112-99. A Milano Fabriano ha perso anche Guerrini, che è stato operato proprio stamattina al volto e che questa sera in organico è sostituito dal giovane Pino Romano. Ma chiaramente, come dicevo in precedenza, riflettori su Bob McAdoo, 41enne giocatore, 41 anni e mezzo per la precisione stasera, di Greensboro, Stati Uniti. Due anelli con i Los Angeles Lakers, tre volte capocannoniere della NBA, quindi un giocatore che non ha bisogno di presentazioni. Vediamo subito i quintetti per Fabriano: Murphy, McAdoo, Pezzin, Barbiero e Scarnati. Per quanto riguarda Rimini, che gioca questa prima palla dell'incontro, che sarà diretto da Pallonetto di Napoli e da Baldini di Firenze, c'è il primo tiro sbagliato di Ruggeri. E insieme a lui in campo ci sono Dalseno, Middleton, Israel e Calvini. Quindi praticamente non ci sono sorprese nel quintetto di partenza della formazione di casa. Primo attacco della Team System con il tiro sbagliato da Murphy e con il rimbalzo difensivo catturato da Israel, che è uno dei tre ex che schiera Rimini. Gli altri sono Dalseno e Terenzi. Veramente Israel tra questi è il più amato, anche perché è il più fresco reduce dalla militanza marchigiana. Palla in attacco per Israel stesso, centro area, va al tiro e sbaglia. Sotto canestro prevale McAdoo, il primo rimbalzo della sua partita. C'è subito la transizione della Team System con il canestro dall'angolo di Stefano Pezzin, che deve cancellare la brutta prestazione di domenica a Milano, quando ha chiuso con 0 su 7 nel tiro. Fabriano è in difesa a zona, una zona adeguata che permette adesso di recuperare un pallone con Scarnati, quindi Barbiero a spingere. Si schiera questa volta la difesa di Fabriano, va al tiro McAdoo e trova la bomba. E McAdoo è molto conosciuto a queste parti, perché dopo gli anni trascorsi a Milano ha avuto due stagioni con risultati alterni a Forlì. Dall'angolo Dalseno va a realizzare il primo canestro della Mar, quindi sblocca il risultato per la sua formazione. Vantaggio Fabriano, tre lunghezze, 5-2 in attacco Team System. Gianni Quaresima dal Flaminio di Rimini per TV Centromarche. Pallone sotto di McAdoo per Murphy, non viene controllato, lo recupera Middleton, a spingere Middleton, a servire Dalseno, sotto per Israel, fuori ancora Dalseno, la bomba Dalseno sbagliata, rimbalzo difensivo di Murphy. Quindi palla per Barbiero, sotto Pezzin, al tiro a bersaglio Stefano, che ha iniziato alla grande. 4 punti per Pezzin. Fabriano mi sembra molto concentrato, molto motivato in questo avvio di partita. Giocati 2 minuti e mezzo, vantaggio 5 lunghezze per la Team System, che come dicevo è stata obbligata a sostituire l'infortunato Spriggs con questa autentica leggenda del basket americano, che risponde al nome di Bob McAdoo. Primo fallo adesso di Pezzin e ci sarà la rimessa in zona offensiva per Rimini. Mi pare che Fabriano stia creando molti problemi
alla Mar con la sua difesa arcigna, e c'è, mi sembra, uomo Pezzin su Middleton e gli altri quattro sono a zona. Si incunea Israel, sbaglia la conclusione, quindi non è iniziato bene in attacco Rimini. Israel subito aperto con 1-0 su 2. Pezzin al tiro, questa volta sbaglia, sotto canestro prevale Ruggeri che poi apre su Calbini, su Middleton, scusate. Noi siamo in una posizione in parterre molto scomoda, vediamo il campo soltanto a spicchi, se mi passate l'espressione. Middleton può andare alla bomba, la sbaglia, sotto canestro e Pezzin a svettare, ma c'era anche McAdoo pronto ad intervenire. Adesso rischia di perdere palla Fabriano per un inserimento di Middleton, ma la rimessa sarà della Team System dopo il primo minuto di sospensione chiesto da Massimo Bernardi, costretto a richiamare intorno a sé i propri uomini per far loro riordinare le idee dopo un avvio abbastanza stentato, soprattutto in attacco. 7-2 il punteggio di questo avvio di incontro. Per la Mar solo 2 punti di D'Alzeno nella Team System, 3 di McAdoo e 4 di Pezzin. Come dicevo, mi pare di aver visto in queste battute iniziali una Team System molto determinata, molto concentrata. È chiaro che la partita è importantissima per entrambe le squadre. La Mar sa che vincendo avrebbe praticamente i play-out assicurati, ma non può permettersi per questo il lusso di perdere. Fabriano deve assolutamente vincere, e anche vincendo non sarebbe sicura dei play-out. Figuriamoci se dovesse perdere questa partita. All'andata si impose in trasferta a Rimini con il punteggio di 99-92, giocando una splendida partita e meritando ampiamente quel successo. In attacco Fabriano. Barbiero. Palla per Marpi. Fuori per Scarnati, prova a superare Middleton, sbaglia la conclusione da sotto. Rimbalzo però è nelle mani di Scarnati. Palla per McAdoo, al tiro da due McAdoo a bersaglio. Mamma mia, Bob McAdoo. E se la sua mano è quella di sempre per Rimini stasera saranno veramente dolori, perché le doti di cecchino di McAdoo non si discutono. Penetrazione adesso di Paolo Calbini, temutissimo playmaker pesarese alla corte di Bernardi, che ha segnato il suo primo canestro. Semigancio di Murphy a bersaglio, primi 2 punti anche per Jay Murphy. E Fabriano in grande spolvero in attacco e molto bene anche in difesa. Adesso non è più 4 zona 1 uomo come in precedenza, è soltanto una zona. Palla per Israel, fuori per Calbini, in angolo per Middleton, è libero da tirare, da 3 punti sbaglia. Rimbalzo difensivo ancora di McAdoo, che è un giocatore eccezionale per classe e anche per posizione. Alla bomba McAdoo, a bersaglio. Ullala McAdoo, speriamo che il fiato gli regga, perché se continua con questi ritmi ci sarà veramente da divertirsi. Per Fabriano naturalmente, per Rimini un po' meno, più 10 Fabriano, 14-4. Prova la bomba e la trova Calbini, 5 punti per Paolo Calbini. McAdoo, Scarnati, sotto per Murphy e c'è il fallo della difesa romagnola di Ruggeri. Siamo lontanissimi dall'azione. Primo fallo per il numero 8 di Bernardi, rimessa in zona offensiva per Fabriano. Murphy, c'è Ruggeri su di lui, prova a servire Pezzin, si inserisce dal seno ma non riesce a trattenere la palla in campo. Pubblico di Rimini incita la propria formazione naturalmente in questa partita delicatissima. Barbiero, mi pare che stia aumentando la pressione difensiva di Rimini, ma c'è Barbiero che punisce con un'altra bomba. E questa è una Fabriano veramente super.
in questo avvio. Giocati appena 6 minuti, Fabriano è già a quota 17. Ruggeri taglia, Israel non riceve, riceve d'azione in angolo, fa saltare Murphy, si incunea, subisce il fallo di Murphy, il canestro di D'Azeno non viene convalidato da Baldini. Primo fallo di Murphy, semplice rimessa in zona offensiva per Rimini, che sta trovando molte difficoltà in attacco contro la zona proposta da Mangano. D'Azeno taglia in lunetta Ruggeri, si incunea, sbaglia poi la conclusione, il tap out premia la Mar, va la bomba Middleton, e adesso mi pare che anche Rimini abbia aggiustato la mira. Per Middleton sono i primi 3 punti, di nuovo Rimini a meno 7. In attacco Fabriano con Pezzina raddoppiato, scarica su Murphy, ancora McAdoo, un'altra bomba, un altro canestro di un incredibile McAdoo. Prova a penetrare Calvini, costringe al fallo la difesa di Fabriano. 11 punti di uno strepitoso McAdoo, e mi pare che strepitoso sia poco, ma lui è tranquillo, lo vediamo qui sotto il suo canestro, una Pasqua sembra, tranquillo, rilassato, forse gli pare di giocare un playground normale. Ancora un fallo della difesa di Fabriano. Fallo di Barbiero, il secondo fallo per Loris Barbiero. Rimessa in zona offensiva per Rimini, deve recuperare 10 punti Lamar. Calvini, palla per Middleton, prova ad incunearsi, c'è Pezzin su di lui, adesso rischia di perdere palla Rimini, la riconquista Calvini, trova un'altra bomba. E chiaramente questi tiri pesanti di Calvini e di Middleton sono importanti per Lamar, che riesce a mantenere il contatto. McAdoo prova a penetrare, subisce il fallo di Ruggeri, e l'atmosfera è molto elettrica, non c'è niente da dire, e Pallonetto e Baldini avranno le loro brave gatte da pelare per tenere in pugno l'incontro. Murphy, la bomba, ancora un canestro, 5 punti per Murphy, e qui stanno segnando tutti da tutte le posizioni, non sbaglia più nessuno. Ruggeri, sempre 10 punti di vantaggio per Fabriano, si stanno scambiando ripetuti canestri da 3 punti le due squadre. Middleton prova a saltare Scarnati, perde palla, riconquista Murphy, a spingere gli stessi, a servire Scarnati, pasticcia Scarnati, poi va al tiro, sbaglia questa volta la conclusione pesante, e poi la rimessa viene assegnata a Fabriano, e il pubblico di Rimini è inferocito con Pallonetto e Baldini, perché secondo il suo giudizio sta penalizzando la squadra di casa. Pezzin al tiro, ancora un canestro di uno straordinario Pezzin. Scusate se mi viene da ridere, ma Fabriano sta giocando una partita semplicemente siderale. D'Azeno adesso a replicare, a segnare il suo quarto punto. C'era stato in precedenza il massimo vantaggio di 12 lunghezze firmato da Pezzin, ma tutto il team di Mangano sta giocando splendidamente. Barbiero, ancora una bomba, ancora un canestro, 6 punti Barbiero, e sono già 6 le bombe della Team System, e non siamo ancora alla metà del primo tempo. Si gira sotto canestro ancora D'Azeno, ancora un canestro di un magnifico D'Azeno, che sta tenendo a galla la barca romagnola, e qui conta molto l'esperienza, e D'Azeno ne ha da vendere. Il giocatore del 58, 35enne, molto molto esperto. Fallo di Israel adesso su Murphy, che aveva preso posizione in post basso. Primo fallo per il brasiliano.
c'è un cambio nelle file della Mar, mette in campo Romboli al posto di Ruggeri, molto opaco in queste prime battute. Adesso recupera la palla Calvini, si proietta in contropiede, va a segnare un facile canestro. 10 punti di un eccellente Calvini, e sono soprattutto Calvini e Dalseno a reggere il ritmo della Team System in queste prime battute. Al tiro Murphy, ancora un canestro di Murphy, e questa volta è da due, ma eravamo lì. Calvini sbaglia la conclusione, sotto canestro la palla nelle mani di McAdoo. Barbiero a tentare di servire Pezzin, ma la rimessa sarà sempre di Fabriano. Ci sarà tutto il tempo per organizzare una manovra d'attacco. 11 punti di vantaggio per Fabriano, che ha segnato 30 punti in nemmeno 10 minuti, e questo vi dice tutto sull'eccezionalità della prestazione dei marchigiani, che però adesso sbagliano clamorosamente una bomba con Murphy. Prova Calvini a replicare, sbaglia, sotto canestro la palla lunga nelle mani di Barbiero. Gianni Quaresima dal Flaminio di Rimini a commentarvi questo Mar Team System. Barbiero, palla sotto per McAdoo, si inserisce Dalseno, devia sul fondo, rimessa per Fabriano. Superata la metà del primo tempo, sono sempre 11 punti di vantaggio della Team System, che se regge questi ritmi in attacco non avrà problemi sicuramente. Adesso il fallo fischiato alla difesa romagnola, ancora fallo di Dalseno, il primo fallo per Silvano, e c'è un cambio, esce McAdoo, che chiaramente non può essere al meglio della condizione fisica dopo 6 mesi di inattività, e a 41 anni e mezzo, e Mangano mette in campo Calavita. Speriamo che Joe sappia tenere dignitosamente il parquet, e che quindi la sosta in panchina di McAdoo non sia deleteria per Fabriano. Scarnati, palla per Murphy, si incune a Murphy, perde palla Fabriano. Calvini in penetrazione a tirare da sotto, a segnare un magistrale canestro, e Calvini è un fenomeno. 30-21 per la squadra che è in attacco. Palla per Pezzin, va al tiro Pezzin, segna un altro incredibile canestro. Nonostante una presunta infrazione di passi reclamata dal pubblico di casa, non fischiata dagli arbitri. Pezzin super. Calvini, Romboli Middleton, sospensione ravvicinata di Middleton. Canestro di Middleton e fallo di Pezzin, mi sembra. Anzi, fallo di Calavita, primo fallo. E c'è un minuto di sospensione chiesto dalla Team System, che ha avuto finora 5 punti da Larry, la Mar ha avuto 5 punti da Larry Middleton, 12 da Paolo Calvini e 6 da Silvano Dalseno. Quindi hanno segnato soltanto in 3. Nella Team System invece 6 punti di Barbiero, 2 bombe. 7 di Murphy, una bomba, 11 di McAdoo spaziale, 3 bombe e 8 di Pezzin, che se non erro non ha mai sbagliato in attacco. E quindi, come dicevo, Team System in grandissimo spolvero, 32 punti in 11 minuti, e Mar molto in difficoltà, soprattutto in avvio, proprio nei primissimi minuti. È un avvio semplicemente da fantascienza di Fabriano e di McAdoo in particolare, che ha messo 3 bombe con una facilità irrisoria, disarmante veramente l'autorità con cui ha giocato i primi 10 minuti di partita Bob McAdoo. Al tiro aggiuntivo Middleton, che sbaglia. Middleton, che era stato semplicemente splendido domenica a Reggio Calabria, nonostante la sconfitta al supplementare della sua squadra contro la Panasonic.
adesso segna anche Calavita e veramente Rimini ha di che disperarsi. Due punti per Calavita. Dicevo, Middleton era stato splendido a Reggio Calabria, non mi pare sia altrettanto brillante stasera, almeno finora. In angolo completamente solo va al tiro e sbaglia nettamente Romboli. E quindi Fabriano può andare di nuovo in attacco con un più 11. Barbiero, Marpi, si avvicina, va al tiro da due, realizza. 9 punti di Marfi e non sta sbagliando niente la squadra di Mangano, concentratissima, aggressiva in difesa, formidabile in attacco, una squadra vera in queste situazioni delicatissime di una partita a spareggio. Dall'angolo, dal seno, un canestro da due, veramente un grande dal seno, 8 punti. 36-25, ci sono ancora 7 minuti e mezzo da giocare, quindi la partita è ancora chilometrica, lunghissima, non bisogna dare mai nulla per scontato. Palla per Marfi in pivot basso, fallo fischiato a Romboli, primo fallo di Romboli, rientra Ruggeri proprio al posto di Romboli, che dalle informazioni raccolte nel prepartita non stava neanche troppo bene, mi pare l'abbia confermato nei pochi minuti in cui Bernardi l'ha mandato sul parquet. Ancora Fabriano in attacco, palla per Pezzin, ha di fronte Ruggeri, scarica su Calavita, quindi Barbiero. Marfi si gira al tiro, corto questa volta, rimbalzo di Israel, fallo in attacco fischiato a Pezzin, secondo fallo per il capitano biancorosso sul tiro sbagliato da Marfi, che è il secondo realizzatore della Team System dopo McAdoo. Middleton, Calvini cerca di penetrare, gli tocca la palla a Marfi, la devia sul fondo, rimessa ancora per Rimini. Consegna la palla a Baldini, servito Israel, quindi dal seno. Palla per Ruggeri che commette una netta infrazione di passi. Niente da dire, netta infrazione di passi, si arrabbia giustamente Bernardi. Intanto nella Team System esce Pezzin ed entra Sonego. E c'è McAdoo che si alza per complimentarsi con il suo nuovo compagno di squadra. Questo è un sintomo di grande esperienza e di grande classe da parte di McAdoo. Bomba di Scarnati a segno, il primo canestro di Scarnati e la settima bomba della Team System. Io mi sto stropicciando gli occhi perché pensavo sì che Fabriano avrebbe giocato bene, ma no che avrebbe giocato così, mamma mia. Adesso c'è un canestro di Israel, c'è il secondo fallo di Calavita, primi due punti per il brasiliano di Bahia, un aggiuntivo per Israel che può subito rispondere alla bomba di Scarnati. Un gioco da tre punti, sbaglia però Israel nettamente, cortissimo il suo tiro libero. Palla in attacco adesso per Fabriano con Sonego appena entrato. Ancora il tiro dall'angolo, un'altra bomba di Barbiero. 9 punti di Barbiero, tutti con conclusioni pesanti. Ruggeri finora assolutamente inesistente. Indietro ancora Middleton, palla per Calvini, prova la penetrazione Calvini, scarica su Middleton, pasticcia Middleton, è costretto a scaricare su Ruggeri, al tiro Ruggeri, finalmente il primo canestro di Massimo Ruggeri, uno dei migliori talenti del basket italiano nel giro della nazionale,
ha impiegato 14 minuti e mezzo per trovare i primi due punti. Murphy per Calavita, molto alto. Scarnati, palla per Barbiero. Prova a penetrare Barbiero, scarica in angolo per Murphy, va al tiro e segna ancora Murphy. 11 punti. Minuto di sospensione chiesto dalla Mar. 5 punti di Middleton, 12 di Calvini, 2 di Ruggeri, 2 di Israele, 8 di Dalzeno per i padroni di casa, 9 di Barbiero, 11 di Murphy, 2 di Calavita, 3 di Scarnati, 11 di McAdoo e 8 di Pezzin per gli ospiti. 8 tiri pesanti realizzati da Fabriano, soltanto 3 da Rimini. È stato veramente un festival del tiro da 3 punti finora, quello inscenato dalla squadra di Mangano. Se è vero che ben 24 dei 44 punti segnati dalla Team System sono arrivati da oltre la linea dei 6,25 metri. Gianni Quaresima dal Flaminio di Rimini per TV Centromarche, penultima giornata di regular season. Mar Rimini, Team System Fabriano, uscito Ruggeri ancora nella Mar, evidentemente ha qualche problema, ed è entrato Semprini. Fabriano senza Guerrini, con McAdoo appena arrivato, sta giocando in una maniera, non lo so, non trovo nemmeno l'aggettivo giusto, perché magnifico mi sembra riduttivo. Ancora una bomba di Barbiero, un errore, a Rimini diranno finalmente, mentre a Fabriano un po' di meno. Poi c'è il fallo in attacco fischiato a Sonego nel tentativo di andare a rimbalzo d'attacco. Primo fallo di Luca Sonego, 1-1 per Israel, che in precedenza ha sbagliato il tiro libero aggiuntivo. Rimini deve recuperare 15 lunghezze. Realizza Israel, quindi guadagna il diritto a battere il secondo, 3 punti per lui. 1-2 dalla linea. A bersaglio anche il secondo di Israel, 4 punti. E quindi Rimini a meno 13, 44-31 per la squadra che è in attacco quando ci sono ancora da giocare 4 minuti e mezzo in questo primo tempo. Scarnati, ancora Scarnati in possesso di palla, bomba di Scarnati a sbagliare, rimbalzo attacco di Sonego che realizza, e grossa distrazione in difesa della Mar che ha consentito questo rimbalzo di Sonego alla bomba Middleton sbagliata, e Middleton non c'è niente da dire. Finora soltanto Calvini e Dalzeno hanno giocato ai loro livelli nella Mar, mentre Fabriano ha giocato splendidamente di squadra. Palla per Calavita, Carnati, Barbiero in angolo, Murphy fuori ancora per Sonego. Scarnati prova ad incunearsi, costringe al fallo dal seno. Secondo fallo per dal seno. Ci sarà una rimessa in zona offensiva per Fabriano a 3:40 dall'intervallo. E la Mara ha raggiunto il settimo fallo. Quindi dal prossimo fallo Fabriano andrà sempre in lunetta. Il sistema d'accanto suo ha già da un pezzo esaurito il bonus. Sonego. Palla per Scarnati, adesso abbiamo qualche difficoltà in attacco a trovare l'uomo libero. Sonego servito da Barbiero, va al tiro, ma erano già scaduti i 30 secondi. Quindi questa volta ha avuto successo la difesa di Rimini, che è sempre sotto comunque di 15 punti. E
chiaramente Rimini deve sperare di limitare un po' i danni in questi ultimi tre minuti del primo tempo, per poi operare magari la rimonta completa nella ripresa. Fabriano dal canto suo invece non deve consentire alla formazione di casa di farsi pericolosa. Adesso c'è un fallo fischiato a Barbiero, terzo fallo di Barbiero, che ha sofferto molto in difesa contro Calbini, ma ha trovato delle eccellenti percentuali nel tiro da tre punti in attacco. Intanto rientra McAdoo al posto di Calavita ed entra Gnecchi al posto di Barbiero, un doppio cambio quindi operato da Mangano, mentre qui a tre metri da noi c'è Catarina Pollini a vedere la partita. Calbini a segno, Pollini è giocatrice della Conad Cesena, disputa il campionato di A1 femminile, la migliore giocatrice italiana. Sbaglia il secondo tiro libero Calbini, prende rimbalzo d'attacco Israel e subisce il fallo di Sonego. Secondo fallo di Sonego per Calbini, 13 punti, e ci saranno due tiri liberi per Israel. Precedenza 2 su 2. Realizza ancora Israel dalla lunetta. 3 su 4 complessivo per Israel. 5 punti per lui. Sbaglia. C'è il fallo fischiato a Murphy su Semprini. Quindi 5 punti di Israel. Secondo fallo di Murphy e 1 più 1 per Semprini. Quindi una situazione favorevole questa a Rimini. Vedremo se saprà approfittarne la squadra di Bernardi. Realizza Semprini, primo punto per lui. Quindi potrebbe essere un'azione da 4 punti questa per Rimini. Buon per Fabriano che Israel abbia sbagliato il secondo tiro libero, altrimenti poteva essere anche da 5, ma comunque Semprini deve ancora realizzare il secondo personale e lo realizza comunque. Due punti per Semprini e Israel. Semprini e Calbini con questi 4 punti hanno riportato Rimini a meno 11. In attacco Fabriano, Sonego. Adesso c'è il fallo fischiato alla difesa Mar. Fallo di Semprini, il primo fallo per il numero 10 di Bernardi, e ci sarà l'1 più 1 per Fabriano, per Bob McAdoo. Se la sua mano è calda come all'inizio non ci sono problemi. Realizza infatti McAdoo, che potrebbe tirare anche all'indietro, non avrebbe alcun tipo di difficoltà. Infatti realizza anche il secondo. 13 punti per Bob McAdoo e ci sono di nuovo 13 lunghezze di vantaggio per Fabriano, 48-35. Middleton, ribaltamento di palla su Dalzeno, quindi Semprini recupera la palla, Team System con Gnecchi che può andare in contropiede a servire. Non ho capito bene, non ho visto assolutamente nulla, voi sicuramente avrete visto meglio di me, ma probabilmente Sonego, la palla è stata assegnata alla Mar, non ho visto assolutamente nulla, quindi non posso pronunciarmi. Sono a 30 metri da dove si è svolta l'azione. Dalzeno al tiro dall'angolo, sbaglia, prende rimbalzo d'attacco Israel, ma c'è una palla a due. C'è una palla a due tra Israel e Sonego. E da qualche minuto Israel si sta battendo veramente molto bene sotto canestro. Catturato rimbalzi, ha costretto a qualche fallo gli avversari. Adesso
preso un rimbalzo d'attacco sull'errore dall'angolo di Dalzeno. E ci sarà una palla 2 tra Israel e Sonego, che è molto più equilibrata di quanto può sembrare, perché Sonego ha grandi mezzi atletici, infatti la controlla, ma francamente mi pare che Pallonetto l'abbia alzata molto male questa palla. Adesso però recupera Dalzeno, che va in contropiede a segnare un facile canestro. 10° punto per Dalzeno, è stata molto ingenua Fabriano in questa circostanza, facendosi rubar palla a centrocampo. Marpi, si gira Marpi, va a tiro da 2, sbaglia la conclusione, c'è il fallo di Sonego, ancora su Israel mi sembra. Terzo fallo di Sonego. 1:26 alla fine del primo tempo, quando Mangano è costretto a chiedere un minuto di sospensione per frenare un po' il ritmo dell'incontro, che sembra adesso pendere leggermente dalla parte della Mar, che ha avuto 5 punti da Middleton, 13 da Calbini, 2 da Ruggeri, 2 da Semprini, 5 da Israel e 10 da Dalzeno. La Team System, 9 Barbiero, che è in panchina con 3 falli, 2 Sonego, 11 Marfi, 2 Calavita, 3 Scarnati, 13 McAdoo e 8 Pezzin. Fabriano, dopo aver segnato 30 punti nei primi 9 minuti e mezzo, ne ha segnati 18 nei successivi 9 minuti, quindi si è un pochino inceppata la macchina offensiva della Team System. Chiaramente non si poteva pretendere che i biancorossi continuassero a quei ritmi e con quelle percentuali in attacco. 1 più 1 per Israel, realizza Israel, 4 su 6 dalla lunetta per lui finora. Rimini si è decisamente avvicinata e adesso il passivo dei romagnoli è in singola cifra, 39 per chi difende, 48 per chi attacca, e c'è un'autentica bolgia qui al Flaminio di Rimini. McAdoo prova ad avvicinarsi, di fronte Israel è costretto a scaricare su Marfi, a centro area Marfi commette infrazione di passi. Mangano si arrabbia con gli arbitri, anche Barbiero si alza dalla panchina per protestare. Noi, come vi dicevo, siamo lontanissimi da dove attacca la Team System, quindi non possiamo assolutamente emettere giudizi. Intanto quarto fallo di Sonego, 1 più 1 per Middleton. Prepara a rientrare Calavita, 1 più 1 Larry Middleton, realizza Middleton, 6 punti per lui. Rimini a meno 8 dopo essere stata anche a meno 15, sul 48-33. Fabriano si è fermata, subito un parziale di 8-0. E adesso è a più 7 e c'è il fallo di Calvini su Gnecchi. Primo fallo di Calvini e 1 più 1 per Gnecchi. Come dicevo, un parziale di 8-0 per Rimini ha riportato i padroni di casa a meno 7 da meno 15, quindi dimezzato lo svantaggio. 1 di Gnecchi, realizza con un po' di fortuna, comunque la palla è andata dentro, quindi secondo personale per Andrea. 54 secondi al termine del primo tempo, va anche il secondo, 2 punti per Gnecchi e quindi Fabriano sblocca la sua situazione e passa da 48 a 50.
Middleton, ribaltamento di palla su D'Azeno, quindi Calbini, Middleton, si avvicina Middleton, ancora Calbini, penetrazione di Calbini, in angolo D'Azeno, va al tiro, sbaglia, il tap out premia ancora Lamar, 24 secondi, Middleton, Calbini, può giocare la palla fino al termine, ma va al tiro a tre punti Middleton e trova la bomba. 10 punti di Larry Middleton, ma adesso Lamar subirà l'ultima azione del primo tempo da parte della Dizista. McAdoo, va al tiro McAdoo e realizza un grandissimo canestro proprio all'ultimo secondo. Bob McAdoo, strepitoso, 15 punti, firma un primo tempo splendido che si conclude con Fabriano avanti di 8 sul 52-44 con questi tabellini. Nella Mar 10 Middleton che si è svegliato nel finale, 13 Calbini che invece è partito alla grande, poi ha avuto una piccola flessione, 2 Ruggeri, 2 Semprini, 7 Israel e 10 D'Azeno. Nella Team System 2 Gnecchi, 9 Barbiero, 2 Sonego, 11 Marpi, 2 Calavita, 3 Scarnati, 15 di uno strepitoso McAdoo. Eccoci di nuovo collegati con il Flaminio di Rimini per il secondo tempo di Mar Rimini Team System Fabriano. Primo tempo 52-44 per gli ospiti, una partenza bruciante della Team System che ha portato gli uomini di Mangano avanti anche di 15 punti, poi un momento di pausa e di annebbiamento a quota 48 con un parziale di 8-0 che ha consentito a Rimini di rifarsi sotto pericolosamente, e nel finale ancora 4 punti in fila di uno strepitoso McAdoo che oggi è all'esordio con la maglia biancorossa, hanno restituito 8 punti di margine alla formazione marchigiana. Gianni Quaresima per TV Centromarche qui da Rimini, ci apprestiamo a vivere insieme quelli che potrebbero essere i 20 minuti più importanti dell'intera stagione per le due squadre e in particolare per Fabriano. Prima palla del secondo tempo affidata alla Mar che ha in campo Calbini, D'Azeno, Ruggeri, Israel e Middleton, molto in ombra nel primo tempo Ruggeri, molto bene invece Calbini e D'Azeno, penetrazione di Calbini e subito un altro canestro del piccolo playmaker pesarese da quest'anno in forza alla Mar, difesa individuale della formazione di casa e Pezzin che va al tiro, subisce il fallo netto di Israel. Pezzin ha iniziato splendidamente, poi non ha più trovato il canestro anche perché ha provato poche conclusioni. Secondo fallo per Israel, 2 tiri liberi per D'Azeno, per Pezzin, scusate. Sono confuso perché stavo guardando D'Azeno parlare con Ruggeri. E quello che è stato splendido nel primo tempo, a parte le prodezze balistiche di Fabriano che ha messo a segno 8 bombe con 30 punti nei primi 9 minuti e mezzo, soprattutto la gestione di se stesso da parte di Bob McAdoo, giocatore di 41 anni e mezzo, reduce da 6 mesi di inattività, che è sembrato il vero e proprio padrone della partita. 10 punti intanto per Pezzin, non ha sbagliato niente McAdoo nel primo tempo, speriamo che riesca a ripetersi su questi livelli nella ripresa. Palla per Israel in post basso, c'è proprio McAdoo su di lui, la palla arriva a Middleton che va alla bomba e trova un altro tiro pesante dopo quello della conclusione del primo tempo, quindi 13 punti di Middleton. Fabriano deve anche sperare che non si svegli Middleton oltre a Ruggeri, perché altrimenti sarebbero guai. Adesso c'è il fallo fischiato a D'Azeno, è il terzo fallo per D'Azeno, primo giocatore a raggiungere quota 3 falli nella Mar, mentre c'è Sonego con 4 falli e Barbiero con 3 nella Team System, che ha margine di 7 punti adesso dopo
il 17esimo punto di McAdoo, che se riceve palla in post basso è praticamente una macchina. E Mangano l'ha gestito benissimo nel primo tempo, 10 minuti in campo, poi 7 in panchina, ancora 3 in campo nel finale. Bomba di Calvini completamente sbagliata, sotto canestro prevale Pezzin, poi l'ultimo a toccare è Israel. Quindi rimessa per Fabriano, che deve amministrare 7 lunghezze di margine, che tra l'altro è lo stesso vantaggio con cui Lamar vinse la partita di andata, 99-92 a Fabriano. Palla per Murphy, va al tiro Murphy, sbaglia la conclusione, rimbalzo di Ruggeri. Middleton, Ruggeri, Calvini, palla sotto per Israel, va a segnare il suo 9° punto, imbeccato stupendamente da Calvini, che è in grande serata. Di nuovo Lamar a meno 5, il minimo svantaggio all'inizio dell'incontro, da quando cioè Fabriano ha preso saldamente in mano le redini della partita. Palla per McAdoo, si libera da un gran pallone per Pezzin, semigancio di Pezzin in faccia a Israel, 12 punti Pezzin, uno strepitoso McAdoo ancora, bomba di Middleton sbagliata questa volta, rimbalzo di Murphy, palla per Gnecchi, che è rientrato in campo in questa ripresa al posto di Barbiero, gravato di 3 falli. Gnecchi, Pezzin scarnati, McAdoo e Murphy per Fabriano. Calvini, Ruggeri, Dalzeno, Israel e Middleton per Rimini. Sicuro a McAdoo a segnare il sottomano. McAdoo, strepitoso, semplicemente strepitoso. Io non credo che ci siano aggettivi per definire quello che sta facendo McAdoo. Che non è più un giovincello, è nato il 25 settembre del 1951, è stato prima scelta assoluta con il numero 2 dei Buffalo Braves nel 1972 con i professionisti americani, e questo è un signore con la S maiuscola, un fuoriclasse. Calvini a penetrare, a perdere palla, l'ha rubata Pezzin, ha servito Gnecchi, in contropiede Gnecchi a segnare il suo 4° punto, e Fabriano allunga nuovamente, si riporta con un break di 6-0 più 11. Palla per Calvini, in angolo per Ruggeri, prova il tiro Ruggeri, va a bersaglio. 4 punti di Ruggeri. E chiaramente se sale Ruggeri e anche Middleton nella mar, la partita è durissima per Fabriano, che deve continuare a questi livelli, non c'è niente da fare. Adesso c'è il fallo fischiato alla difesa a mare, poi c'è un battibecco furibondo tra Murphy e Middleton, non so che cosa sia successo, non abbiamo visto perché stavamo guardando dall'altra parte. E Murphy, che solitamente è abbastanza calmo, si è beccato con Middleton. Adesso hanno da dire anche McAdoo e Israel. Adesso va a Pezzin a parlare con Israel. Non so francamente che cosa sia successo. C'è molta elettricità in campo, non c'è niente da dire. Partita importantissima, le due squadre la sentono molto, e certo questi battibecchi andrebbero evitati. Comunque è stato un fallo alla difesa, comunque non so francamente chi sia stato attribuito. Lamar ha mandato in campo Altini per marcare McAdoo, per il ritiro probabilmente. Il fallo è stato attribuito a Ruggeri, forse, non so. Adesso fallo di Altini, gli arbitri sono Baldini di Firenze e Pallonetto di Napoli. Adesso ho perso anche il conto dei falli, non so francamente
a chi abbiano fischiato, perché io non vedo assolutamente niente da dove sono. Vedo soltanto qualcosa in attacco per Fabriano e questo canestro di Pezzin, per esempio, lo vedo benissimo. 14 punti di un grandissimo Pezzin. Palla per Middleton, servito dal seno, Altini, ancora Middleton, dal seno dall'angolo a bersaglio. 12 punti per Dazzeno, primo canestro della ripresa, non molla Lamar. E non sono stati giocati ancora 5 minuti in questo avvio di secondo tempo. Gnecchi, Pezzin, Marti, c'è Isla su Marti, c'è Altini su McAdoo, ancora un fallo di Altini. E McAdoo ha anche un nome, ragazzi. Non è mica l'ultimo dei Pinco Palla. McAdoo e Bob McAdoo, signori. E Altini non può lamentarsi se gli fiscano dei falli. Adesso McAdoo si libera proprio di Altini e va a segnare. Ullala, Bob McAdoo, 21 punti. Una stella. Bob McAdoo, un giocatore di un altro livello, un altro pianeta. Middleton dall'angolo a segno da 3 punti, Larry Middleton, e non cede di un centimetro Lamar, sta lì attaccata alla partita come farebbe una sanguisuga, nella speranza che Fabriano cali e quindi possa ritornare pericolosa. E Rimini chiaramente deve crederci. Gnecchi, penetrazione sulla linea di fondo a sbagliare, la palla viene controllata da Lamar. Israel su Dazzeno, ma è stato Calvini a recuperare. Palla per Israel, fuori per Calvini, stenta a controllare, poi la dà Altini. Middleton ancora, c'è Pezzin adesso su di lui. Middleton, palla per Calvini, in angolo ancora Calvini. Penetrazione, fallo di Scarnati. Primo fallo. 8 punti da recuperare per la squadra che è in attacco. E c'è Pallonetto che va a parlare con Bernardi. Invita la panchina romagnola alla calma. E c'è il clima delle grandi occasioni. Ed è una grande occasione, perché ci si gioca una fetta di salvezza. Un posto nei play-out. Gran palla sotto di Middleton per Dazzeno, che sbaglia ma subisce il fallo. Primo fallo per Bob McAdoo. Figuriamoci un po', McAdoo in 19 minuti di gioco ha commesso il primo fallo, e questa è esperienza, classe. Dazzeno a bersaglio dalla lunetta. 13 punti per Silvano, sta giocando una grande partita, la partita dell'ex sicuramente. Sono 14 adesso i punti di Dazzeno, poi c'è un fallo fischiato alla difesa. Non so, mi pare sia stato fischiato a McAdoo, ma non ci giurerei perché non vedo assolutamente niente da quella parte, quindi mi perdonerete. Dazzeno ancora a segno, 16 punti di un magnifico Dazzeno riportano Rimini a meno 4, 6-6 a 6-2 per Fabriano che è in attacco. Io non capisco più niente, non sento niente. McAdoo a sbagliare, mi pare, il primo tiro della sua partita. Israel a rimbalzo, Calvini a servire Middleton, quindi in angolo ancora per Dazzeno, che recupera dopo aver sbagliato, essersi fatto stoppare. Calvini, ancora Calvini, prova a penetrare, costringe al fallo Scarnati. Terzo fallo di Scarnati.
Ama in panchina e rimette in campo Barbiero, che ha segnato 9 punti nel primo tempo con 3 bombe su 4 tentativi. Adesso prova la bomba Middleton, la sbaglia completamente, ma la palla lunga nelle mani di Calbini, prova a sua volta la bomba, sbaglia, sotto canestro riesce ancora ad uscire Middleton con la palla, poi viene stoppato da McAdoo che si impossessa della sfera. Adesso un grande anticipo di Altini su Pezzin e palla recuperata da Rimini. Un peccato questo pallone buttato via in attacco da Fabriano, dopo che Rimini aveva sbagliato 3 opportunità per ridurre ancora il passivo. Adesso c'è il fallo fischiato in attacco a Middleton, mi pare. Primo fallo per Larry Middleton e quindi 2 occasioni sciupate dalla Mar per portarsi a meno 2. Intanto gli inservienti provvedono ad asciugare il parquet. Gianni Quaresima dal Flaminio di Rimini per Martin System. Bernardi decide di richiamare in panchina Middleton. Francamente non ho capito per quale motivo. Sicuramente Bernardi si sarà accorto di qualcosa che a noi è sfuggita. E rimanda in campo Romboli. C'è ancora una vita da giocare, 12 minuti e mezzo abbondanti. 4 punti sono un'inezia nel basket. Palla per Marti, sotto per Pezzin, va al tiro, Pezzin realizza. 16 punti di Pezzin. Veramente una gran partita quella di Stefano, dopo la magra figura di domenica a Milano contro la Philips, quando chiuse con 0 su 7 al tiro. Dal seno per Calbini, in angolo Romboli, quindi dal seno, si avvicina, sotto mano dal seno, sbaglia, sotto canestro, chi poteva uscire con la palla se non Bob McAdoo, che ha dei tentacoli sterminati e ha costretto anche al quarto fallo dal seno, e questa sicuramente è una pessima notizia per Bernardi. E McAdoo è un baluardo, in precedenza ha stoppato Middleton. Adesso ha preso un rimbalzo tra 20 mani. Adesso dal seno richiamato in panchina da Bernardi, che rimette in campo Middleton. Quindi quintetto più basso per Rimini. McAdoo, un gran pallone per Pezzin, un altro tiro di Pezzin, questa volta sbaglia. Rimbalzo di Israel, sta facendo un gran lavoro sotto il tabellone. Calbini a penetrare, a restarsi in faccia a McAdoo, a segnare uno splendido canestro. È in gamba Calbini, c'è niente da fare, un gran giocatore. Forse a Pesaro lo rimpiangeranno. Al tiro McAdoo, sbaglia questa volta, un grandissimo rimbalzo di Middleton e su di lui il fallo di Pezzin. E il terzo fallo per Stefano, è veramente uno stratosferico rimbalzo di Middleton sull'errore al tiro di McAdoo, che mi pare un pochino calato. Un minuto di sospensione chiesto dalla Team System. 16 punti di Middleton, 17 di Calbini, 4 di Ruggeri, 2 di Semprini, 9 di Israel, 16 di Dalzeno nella Mar, nella Team System, 4 Gnecchi, 9 Barbiero, 2 Sonego, 11 Marti, 2 Calavita, 3 Scarnati, 21 McAdoo e 16 Pezzini. Dicevo, queste ultime azioni in attacco, McAdoo mi sembra un pochino meno lucido di quanto era in precedenza. Comunque, speriamo che il suo calo non sia troppo evidente. Comunque adesso Rimini ha la terza opportunità per diminuire ulteriormente lo svantaggio, che adesso è di 4 punti. In attacco i romagnoli contro una difesa zona di Fabriano. Calbini a penetrare frontalmente, a subire il fallo di
Gnecchi se non sbaglio, vediamo comunque. No, fallo attribuito a Calavita. Terzo fallo di Calavita e Fabriano raggiunge il bonus, quindi d'ora in avanti saranno sempre tiri liberi e mancano ancora 11 minuti alla fine. Calbini, un fenomeno, veramente grande Calbini. Gnecchi a replicare, sbaglia, ancora un grande rimbalzo di Israel. Romboli a spingere la transizione, ribaltamento di palla della Mar, un po' rischioso, comunque Calbini riesce a controllare, scarica su Middleton, va la bomba Middleton e porta in vantaggio Rimini. 19 punti di Middleton, per la prima volta Rimini in vantaggio, 69-68. Fallo di Calvino su Calavita. No, fallo a Romboli. E mi perdonerete, ma io sono veramente in una posizione scomodissima, scomodissima. Uno più uno anche per Fabriano, perché anche la Mara ha esaurito il bonus. Sbaglia Calavita dalla lunetta, la palla finisce nelle mani di Romboli, che serve subito Calvini, si incuna Calvini, salta Barbiero, poi scarica su Israel, che segna da sotto il suo 11° punto e porta Rimini a più 3, 71-68, un momentaccio per la Team System che deve stringere i denti. Calavita in lunetta, Scarnati alla bomba, importante, va, importante Scarnati, grande canestro, 6 punti, 2 bombe per lui, e questa, mamma mia, è pesante come un macigno, perché se non andava questa potevano essere veramente problemi, invece è andata e come. Palla per Calvini, bomba di Calvini, mamma mia, 22 di un Calvini ispiratissimo, un Calvini da Fiabilandia, visto che siamo a Rimini. Adesso fallo fischiato a Israel, mi pare, terzo fallo di Israel. Calvini sta giocando una partita mostruosa, mostruosa, non c'è altra definizione. 1 più 1 Calavita, questa volta realizza, in precedenza aveva sbagliato. Calavita primo punto, anzi terzo punto, aveva segnato nel primo tempo anche in azione. Prova il secondo e va anche questo. 4 punti Calavita. Adesso Fabriano deve essere fredda, deve essere fredda, non deve perdere il contatto. Calvini ancora, incredibile, 24 punti, e Barbiero non riesce assolutamente a tenerlo. Calvini è una trottola. Palla per Pezzin, si avvicina a Pezzin, va al tiro, sbaglia, ma c'è un rimbalzo di Marti, sbagliata la sua correzione in tap-in, peccato, un doppio errore molto grave questo. E adesso c'è il fallo di Scarnati su Middleton. E da qualche minuto c'è McAdoo in panchina, ma adesso Mangano per fortuna lo rimanda in campo. Quarto fallo di Scarnati, adesso McAdoo entra al posto di Murphy, inesistente nel secondo tempo come ormai gli capita da diverse partite. 1 più 1 Middleton, va, e per Middleton sono 20 punti, è salito Middleton nel secondo tempo, è inutile. È il secondo realizzatore della Mar dopo uno stratosferico Calvini. Va anche questo.
21 Middleton, 24 Calvini, 16 D'Azeno, 11 Israel, 4 uomini in doppia cifra per Rimini. Ancora una bomba di Scarnati, un altro canestro pesante, mitico Scarnati, mitico. Mamma mia Scarnati, bello, bello, grande. Un grande canestro pesante di Scarnati. E di nuovo Fabriano a ridosso, a meno due. Non molla Fabriano, deve reggere fino alla fine. Ancora Calvini, un altro canestro. E non trova assolutamente le contromisure Fabriano contro Calvini, che sta facendo canestro da tutte le posizioni. Macchiadu al tiro, sbaglia questa volta. Rimbalzo di Altini, palla per Calvini, ancora in percussione, inarrestabile Calvini. Adesso pallonetto, per fortuna inventa un fallo di sfondamento. Secondo fallo Calvini. Buon per noi che questa volta pallonetto abbia creato. Anche se noi siamo molto lontani, francamente non mi sembrava ci fossero gli estremi dello sfondamento. Comunque Fabriano recupera la palla. È caduta, a distanza ravvicinata, sbaglia ancora. Due errori consecutivi e sta calando McAdoo, non c'è niente da dire. Palla per Middleton, bomba di Middleton a bersaglio. 24 punti e Lamar sembra un'altra squadra rispetto a quella dei primi 10 minuti del primo tempo. Middleton soprattutto. Ancora Scarnati, ancora Scarnati. 12 punti di uno Scarnati con la mano torrida in questo secondo tempo. La mano calda come un alto forno Scarnati in questo secondo tempo. 83-79, 7 minuti alla fine, una partita stupenda. Qualsiasi sia il risultato finale, una partita stupenda. Calvini a tentare di scaricare sotto per Israel, ma molto bene Pezzin ha recuperato la palla. Scarnati, McAdoo è libero, può ancora provare il tiro, sbaglia purtroppo e c'è il fallo fischiato a Calvini. Terzo fallo di Calvini. Adesso Baldini e Pallonetto ci stanno dando una mano e noi la accettiamo volentieri, eh? Non è che ci vergogniamo di accettare qualche regaluccio arbitrale. Minuto di sospensione ancora. 24 punti Middleton, 26 Calvini, 4 Ruggeri, 2 Semprini, 11 Israel e 16 D'Azeno per Lamar. Nella team system 4 Gnecchi, 9 Barbiero, 2 Sonego, 11 Murphy, 4 Calavita, 12 Scarnati, 21 McAdoo e 16 Pezzin. Ha sempre provato ad allungare Rimini con Calvini e Middleton, ma Fabriano con un eccezionale Scarnati si è sempre riportata sotto. 3 bombe di Scarnati, prima da meno 4 a meno 1, poi da meno 5 a meno 2, poi da meno 7 a meno 4. E non molla Fabriano, non deve mollare, ha dimostrato grande temperamento in questa serata, deve confermarlo fino alla fine, poi magari perderà la partita e si giocherà tutto domenica prossima contro la CNOR, però non deve assolutamente cedere adesso in questi ultimi 6 minuti e 44, 1 più 1 McAdoo. McAdoo ha sbagliato gli ultimi 4-5 tiri. 1 più 1 a bersaglio questa volta, 22 punti, comunque la sua resta una partita siderale, specie nel primo tempo in avvio di secondo. Assegna anche questo, 23 punti per Bob, 3 volte capocannoniere NBA, 2 titoli con i Lakers. Romboli, palla per Middleton, c'è Pezzine su di lui e adesso perde palla Lamar con un bel anticipo di Murphy su Israel e quindi può pareggiare Fabriano.
a quota 83 o addirittura portarsi avanti con una bomba. Vediamo come gioca questo pallone. Marti prova la bomba, la sbaglia, prende rimbalzo Macchiadù, va al tiro, sbaglia anche lui. E quindi la palla nelle mani di Calvini, in penetrazione a servire Romboli che non trova lo spazio per una conclusione. Calvini, Altini. Sbagliati due tiri consecutivi da Fabriano con gli stranieri. Prima una bomba di Marti, poi un tiro ravvicinato di Macchiadù. Middleton prova a superare Pezzin, bomba di Romboli, sbagliata per fortuna di Fabriano. Romboli non ha trovato la via del canestro pesante. Barbieri in penetrazione, a sbagliare da sotto, prende ancora rimbalzo Macchiadù e questa volta trasforma. 25 punti di un grande Macchiadù. 83 pari, 5 minuti e mezzo, tutto da capo, si ricomincia da zero. 35 minuti splendidi e come se non fossero stati giocati, pensate un po'. Passi di Middleton, netto, questa volta netto. Passi di Middleton, tutta la vita. Pensate, una partita magnifica, 83 pari a 5-14 dalla fine, come se non fosse stata giocata. Si ricomincia da zero. E Fabriano ha recuperato 7 punti alla palla per portarsi avanti. E recupera però Lamar perché Macchiadù si è fatto anticipare da Altini, che adesso lascia il campo e il posto a Ruggeri. In ombra Ruggeri, Altini ha fatto un gran lavoro invece, almeno in difesa. Palla per Ruggeri, Calvini prova la penetrazione, si arresta, va al tiro, sbaglia, prende però il rimbalzo Israel e subisce il fallo netto di Pezzin. Per Pezzin è il quarto fallo. Due tiri liberi per Israel, che finora dalla lunetta è stato insolitamente preciso. Dico questo perché arriva se no al 50% dalla linea Israel. E quest'oggi ha avuto 5 su 7. Non è che voglio gufare contro Israel, tra l'altro è un amico, un giocatore che io apprezzo moltissimo. Ma certo. Realizza invece Israel ancora. 12 punti per lui. 4:52 da giocare. Sbaglia il secondo però. 12 punti per lui. Un punto di margine per Rimini. In attacco Fabriano. Marti, ancora l'asciutto nella ripresa, Scarnati, penetrazione sulla linea di fondo, scarica fuori per Barbiero, bomba di Barbiero, non va, peccato, ma la palla ancora nelle mani di un immenso Macchiadù, al tiro, corto, poi la deviazione fuori nelle mani di Barbiero, altra opportunità per la Team System, distrazioni difensive della Mar in questa circostanza, adesso c'è il fallo fischiato a Israel. Quarto fallo Israel, 1+1 Macchiadù, che aveva preso il rimbalzo, aveva sbagliato sull'errore da tre di Barbiero, poi lo stesso Barbiero si è ritrovato la palla in mano e c'è stato il fallo di Macchiadù su Macchiadù di Israel. Intanto rientra Gnecchi nella Team System, Macchiadù non sbaglia dalla lunetta, non sbaglia. Parità di nuovo, può portare in vantaggio Fabriano, che non era più stato avanti dal 69 al 68. Sbaglia però il secondo Macchiadù. 26 per lui. Di nuovo parità. Calvini, si è un pochino bloccato Calvini, speriamo che duri. Middleton. Gnecchi aggressivo su Middleton. Prova a saltarlo Middleton, va al tiro, sbaglia, sotto canestro prevale Israel che viene stoppato da Macchiadù, ma la palla rimane in possesso della Mar. Esce Romboli, rientra dal seno nella Mar. Romboli abbastanza incolore, dal seno super, 84 pari, 3:55.
rimessa in zona offensiva per Rimini. E chiaramente tutti i palloni sono pesanti, sono decisivi in questo finale. Dopo una splendida partita punto a punto, cioè punto a punto nella ripresa per la verità, che nel primo tempo Fabriano l'aveva condotta con grande autorità, almeno per 18 minuti. Poi nel secondo tempo c'è stato uno scambio furibondo di canestri da una parte e dall'altra fino alla rimonta completata dalla Mar. Calbini a tirare, a sbagliare questa volta, prende però il rimbalzo Ruggeri e c'è il fallo di Gnecchi. Il primo fallo per Gnecchi e c'è l'uno più uno per Ruggeri. Tiri liberi naturalmente ancora più importanti delle normali azioni di gioco. Sono stati molti rimbalzi d'attacco da una parte e dall'altra in questi ultimi minuti. Segno di stanchezza, segno di qualche calo di concentrazione e anche fisico magari. Sbaglia Ruggeri. Buono per il Fabriano questo errore di Ruggeri, perché adesso la Team System può giocare la palla per portarsi in vantaggio. Scarnati, Gnecchi. Ancora Gnecchi. Palla per Marfi, Scarnati. Fa saltare molto bene Ruggeri, si incunea, segna un grandissimo canestro. E Scarnati con il suo 14° punto riporta avanti Fabriano. Ed è il giustiziere di Rimini finora Scarnati, senza dubbio. Veramente super nella ripresa Scarnati. Nei momenti topici non ha sbagliato niente. Dal seno. Palla per Ruggeri. Prova il tiro, Ruggeri realizza. È un tiro da due. 6 punti per lui, di nuovo parità. 2:50 alla fine. Scarnati. Palla per Gnecchi. Barbiero in angolo, è libero, non trova lo spazio per il tiro, Gnecchi, Barbiero è solo, poi palla per Marfi, al tiro, sbaglia completamente, colpisce lo spigolo del tabellone, mamma mia Marfi, una larva nella ripresa, non ha segnato nemmeno un punto. Calbini, palla per Middleton, può riportarsi avanti Rimini. Middleton, Calbini fa saltare il suo uomo, poi scarica in angolo per Ruggeri ancora, un altro canestro di Ruggeri e c'è il minuto di sospensione chiesto dalla Team System. Ruggeri in ombra fino a un minuto fa, dopo aver sbagliato un 1-1 ha messo 2 tiri da fuori importantissimi, uno frontale e uno dall'angolo che hanno riportato avanti Rimini di 2 punti, 88-86, costringendo Mangano a chiedere un minuto di sospensione. 24 Middleton, 26 Calbini, 8 Ruggeri, 2 Semprini, 12 Israel e 16 Dalseno nella Mar. 4 Gnecchi, 9 Barbiero, 2 Sonego, 11 Marpi, 4 Calavita, 14 Scarnati, 26 Macadu e 16 Pezzin nella Team System. È calato Murphy nella ripresa inesistente, è salito Scarnati nella Team System. McAdoo si è mantenuto su buoni livelli anche se ha sbagliato qualche tiro di troppo rispetto al primo tempo, mentre Barbiero non ha più trovato la via del canestro nel secondo. Nella Mar molto bene Middleton nel secondo tempo, un eccezionale Calbini finora e un Ruggeri che si è decisamente risvegliato questa ripresa, anzi in questo ultimo minuto praticamente. Attacco Fabriano, deve trovare il canestro per riportarsi in parità. Gnecchi prova a penetrare, Gnecchi rischia di perdere la palla, viene stoppato da Ruggeri che poi recupera. Ruggeri grande protagonista di queste ultime battute, serve poi Calbini, 2 canestri e un recupero in difesa dopo aver stoppato Gnecchi. Si riprepara Pezzin. Middleton, 1:42 alla fine. Ruggeri ancora, dal seno, in angolo Middleton, è completamente solo, può andare alla bomba. La mette Middleton.
27 punti, diventa il miglior realizzatore della partita. Gnecchi, McAdoo, dall'angolo, è un tiro da tre, sbagliato. Rimbalzo ancora di Ruggeri. Sta facendo tutto lui adesso. E questo significa avere cuore, avere coraggio, avere classe. Dopo essere stato nullo per 37 minuti, Ruggeri ha praticamente messo la firma sulla partita. Adesso c'è stato un fallo su Middleton che dà diritto al Colored di Bernardi di andare in lunetta per un 1-1 che potrebbe essere decisivo a 1-11 dalla fine. 1-1, Middleton va, 28 punti di un Middleton straordinario nel secondo tempo, 18 punti per lui nella ripresa. Con 5 bombe di Middleton. Fabriano a meno 6 di nuovo, può di nuovo sprofondare a meno 7, è il massimo svantaggio. Vediamo Middleton. A quota 29 Middleton. Adesso Fabriano deve assolutamente segnare, da 2 da 3 poco importa. Prova Barbiero da 3, trova la bomba, Barbiero. È la prima della ripresa, 12 punti Barbiero. Adesso bisogna andare subito ad un fallo per cercare di recuperare la palla fermando il cronometro. Calvini, penetrazione di Calvini che la butta via la palla Calvini. Quindi c'è ancora un margine per la rimonta. Barbiero, si libera McAdoo, prova a penetrare, va al tiro McAdoo, realizza. Ecco qua che cos'è la pallacanestro, tutto da giocare ancora. McAdoo, 28 punti, ha fatto una sciocchezza clamorosa Calvini in precedenza, buttando via la palla in attacco, dando la possibilità a Fabriano di recuperarla e di riportarsi a meno 2 con il canestro dall'angolo di Bob McAdoo. E quindi adesso 37 secondi alla fine, 93 Mar, 91 Team System. Che cosa può succedere? Vediamo, innanzitutto la Mar non potrà giocare la palla fino alla fine e quindi Fabriano avrà come minimo 8 secondi a disposizione per l'ultima azione. Bisogna vedere se Rimini riuscirà a segnare, è chiaro che in quel caso la partita sarebbe finita, oppure Fabriano potrebbe anche scegliere di commettere un fallo per bloccare il cronometro e mandare in lunetta un giocatore romagnolo e poi avere l'ultima palla da gestire. Però è chiaro che bisogna vedere che cosa si sono detti giocatori e allenatori in questo time out. Intanto la rimessa della Mare è riuscita e Rimini ha superato la metà campo, poi c'è il fallo di Pezzine su Middleton e quinto fallo di Pezzine, l'intenzione era chiara, Mangano aveva probabilmente detto ai suoi di commettere un fallo su un avversario e quindi di mandare in lunetta Lamar. 32 secondi alla fine, anche se Middleton realizza tutti e due i tiri liberi, c'è lo spazio per una rimonta. Middleton segna il primo, 30 punti, eccezionale veramente nel secondo tempo Larry, non ha sbagliato niente. Mentre Calvini si è bloccato a 26 punti, quando era in raptus agonistico e stava facendo praticamente tutto da solo. Secondo personale per Middleton che sbaglia questa volta, ma c'è il tap-in vincente di Israel, incredibile. 30 punti di Middleton e 14 punti di Israel, ancora la legge dell'ex, prima dal seno poi Israel e poi c'è il fallo su Barbiero. Ma la partita non è ancora finita, non è ancora finita, 96-91 e la Mare è stata ingenua a commettere fallo su Barbiero, perché adesso Barbiero è l'1-1, se mette entrambi i tiri liberi ci sono solo 3 punti da recuperare per la Team System. Vediamo, Barbiero realizza e c'è un
uno scontro sotto canestro tra Marfi e Ruggeri per la posizione a rimbalzo. Barbiero, 4 bombe finora e un tiro libero, 13 punti. Sbaglia il secondo però Barbiero, 13 punti e subito il fallo dello stesso Barbiero su Middleton. Barbiero è il quinto fallo, lascia il campo con 13 punti e viene sostituito dal giovane Pino Romano che ha preso il posto nell'organico di Guerrini, infortunato. 1 più 1 Larry Middleton. Va 31 di Middleton, più 5 Mar, adesso è difficile, ma Fabriano deve crederci fino alla fine, ha l'obbligo di crederci. Chi vince questa partita sale a 20 in classifica, chi perde rimane a 18, ma non ha ancora perso le speranze di accedere ai play-out. Va anche questo di Middleton, 32. E quindi adesso Fabriano subito veloce dall'altra parte a segnare con Gnecchi. 6 punti Gnecchi, rimessa su Calvini, c'è un tentativo di fallo che non riesce a Scarnati, quindi Ruggeri, fallo di Marpi su Ruggeri. Vediamo se Baldini lo considera intenzionale, no. Marfi, terzo fallo, ha giocato un secondo tempo veramente negativo, non ha segnato alcun punto, ha sbagliato molto e come gli capita da qualche settimana a questa parte, è calato proprio a vista d'occhio. Ruggeri dalla lunetta, avversario, è stato semplicemente splendido Ruggeri negli ultimi 3 minuti, non aveva fatto nulla fino a quel momento, ha fatto tutto alla fine. Avversario ancora Ruggeri, 10 punti per lui. 9 secondi alla fine, bomba di Scarnati, sbaglia questa volta, ormai non conta più. Gnecchi va a bersaglio, 8 punti e termina la partita con la vittoria della Mar per 100-96 sulla Team System Fabriano. Quindi Mar a 20 punti e praticamente ai play-out, Team System a 18 che deve battere assolutamente domenica la capolista Knorr per avere ancora qualche speranza di salvezza attraverso i play-out. Nella Mar 32 punti di Middleton, sensazionale nella ripresa, 22 punti nel solo secondo tempo, 26 punti di un Calvini super, 10 punti di un Ruggeri, grande protagonista nel finale, 2 punti Semprini, 14 di Israel che ha praticamente messo a segno il tap-in decisivo sull'errore dalla lunetta di Middleton, 16 di Dalseno che è stato splendido nel primo tempo, soprattutto quando c'era da tenere a galla la barca romagnola che faceva acqua da tutte le parti. Nella Team System 8 Gnecchi, 13 Barbiero con 4 bombe, 11 Marfi che non ha segnato nel secondo tempo, 2 Sonego, 4 di Calavita, 14 di Scarnati che è stato monumentale nel momento in cui la Mar si era portata avanti, ha sempre riportato sotto i suoi, 28 punti di McAdoo che all'esordio certamente non poteva fare di più, ha giocato un gran primo tempo, un grande avvio di secondo, poi è calato, ha sbagliato qualche tiro di troppo ma non gli si poteva chiedere la luna e la sua partita l'ha fatta ampiamente, 28 punti, 16 punti di Pezzin, molto buono sia nel primo che nel secondo tempo, uscito comunque per 5 falli. Per stasera è tutto, Gianni Quaresima vi saluta dal Palasport Flaminio di Rimini dove la Mar ha battuto nella penultima giornata della stagione regolare la Team System Fabriano per 100-96 e sui canali di TV Centro Marche vi dà appuntamento alla prossima partita che